Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Animal Crossing New Horizons. Nell'episodio di oggi scopriremo se la casa di Leopold è stata spostata nel posto corretto, ci piace e via dicendo. Iniziamo a vedere un po' di nuove cose all'interno del gioco, se quindi appunto l'isola è stata progettata bene, se il ponte va bene e tutte queste cose. E poi successivamente ci sposteremo verso fare un po' di farming. Oggi usciranno due episodi, questo qui che state vedendo di mattina e l'altro che penso uscirà intorno alle 4, una cosa del genere. Intorno a quell'ora, anche domani ci saranno due episodi e poi domenica ci sarà l'ultimo episodio conclusivo della serie. Buongiorno a tutti, qui a Fropicals il 958. Per oggi non ho novità da darvi, ma è una mia impressione o questa settimana è letteralmente volata? So che avete tutti lavorato sodo, perciò spero che possiate godervi un weekend fuffissimo. Ok, grazie Fuffi. Vorrei parlare con i traduttori italiani e chiedergli seriamente perché Fuffi e non Isabel. Cioè ci sta, oh sono arrivati nuovi oggetti. E ovviamente Marco e Mirko ci regaleranno tante gioie. Qualche soldino ce lo daranno. Vero? Quanto ci date? 9.761. Ve l'ho detto che non avrei fatto praticamente soldi tra lo scorso episodio e questo, ma era abbastanza preventivabile. Sì, qua sta iniziando a crescere tutto. Vediamo il ponte, sono curiosissimo. Sì. Sì, è perfetto. È esattamente come lo volevo. E qui c'è l'altro. Raga, piango, piango, è magnifico. È magnifico, è fatto benissimo. Veramente. Oh, ti dirò. Casa di Leopold qui. Spacca. Diamo il via ai lavori. Qua ovviamente musica a palla, che adesso prenderà la nuova musica. Ok, allora, mettiamo il legno, che è il materiale utile. Il secondo episodio di oggi sarà incentrato sul farming. Perché ovviamente abbiamo una marea di cose da fare. Ecco qui, collegato. Vediamo poi nel concreto come ci sta. Cioè il farming ci servirà per forza per fare un po' di soldini. E tra l'altro ovviamente un po' di materiali. Sì, vedi, ci sta bene. Ci sta incredibilmente bene. Sono molto soddisfatto. Tra l'altro, non ve l'ho detto, perché volevo, tra virgolette, farvelo vedere poi. Ma se guardate l'isolotto centrale dove c'è appunto il negozio, ci sono due F. Che sono Federico e Frozen. Il mio nickname è il mio nome. Quelle piccole cose di cui ti accorgi soltanto alla fine, vero ragazzi? Vero? Strano che nessuno me l'abbia scritto, ma vabbè. Sì, sono due F. Comunque, fermi tutti. Ho dimenticato qualcosa. Sì, infatti. Io l'ho detto che avevo dimenticato qualcosa. Sì, anche la distanza è giusto. Cioè, guarda che spettacolo. Che spettacolo, raga. Magnifico. Semplicemente magnifico. E adesso, per non farci mancare nulla, ovviamente ci tocca anche spostare l'altra casa, quella di Tamara. Prima di spostare la casa di Tamara, però, che sarà nei prossimi episodi, spostiamo la casa del secondo PG. Che faremo in questo episodio? Sposteremo la casa qui. Però prima voglio chiedere a Tom Nook se posso. Cosa ci fai qua? È venerdì. Ehi, come va? Oggi mi esibirò in un altro concerto su quest'isola. Non accetto richieste adesso. Ma è venerdì, non è sabato. Comunque, carissimo Tom Nook, vieni qui, ti devo chiedere se posso spostare la casa dell'altro mio abitante Frozen. Però da qui, sulle infrastrutture. Fammi spostare casa, ti prego. Spostare un edificio. La casa di un abitante. Posso spostare la casa dell'altro PG senza per forza loggare da qua? No. Posso spostare solo le case degli abitanti da questo account. Va bene. La sposterò dall'altro account. Loggeremo con l'altro account, visto che a quanto pare il gioco ci obbliga. Ma vabbè, che ci vuoi fare? Io sta cosa di KK qui non lo capisco. Vabbè, vorrà dire che l'altro episodio, in caso lo facciamo alle 6, lo faccio un po' più tardi, così ci facciamo il concerto e vediamo un po'. Però, no, davvero, sta cosa mi fa strano. Perché c'è lui? Tanto qua ci sono lettere, ok. Analizziamo un po' la situazione da questa parte così. Cioè, guardandolo così, a me piace un sacco. Cioè, è proprio bello, sembra fatto appositamente per ospitare la sua casa. E faremo la stessa cosa dall'altra, ovvero con Tamara.
Però sai cosa? Forse ha più senso fare prima Tamara. Perché la casa del secondo abitante, non è che mi interessi molto adesso. Cioè, pensavo fosse la cosa principale. Ma vediamo se qua... no, niente ibridi. Non stanno ancora crescendo. Sto innaffiando tutti i giorni, ma a quanto pare niente ibridi. Forse non possono proprio uscire tra quei colori. Oh, una bottiglia con un progetto. A brevissimo finirà, grazie a Dio. Non ne posso più di questo evento. L'unica cosa che mi mancherà di questo evento è appunto i fiori di ciliegio. Che a me hanno detto che finiranno il 12 insieme all'evento pasquale. Però non l'ho ancora ben capito, in realtà. Che quanto sia adorabile, Fanny. Ops. Ok, fossili. Ho analizzato il fossile extra nello scorso episodio, non era niente di che. L'ho venduto. Ce l'avevo già, mi sono fatto i big cash. Come consuetudine. Vediamo un po', qua non sta crescendo praticamente nulla, perfetto. Facciamo un giro di cognizione per prendere eventuali fossili. E il secondo episodio, vi stavo dicendo, sarà principalmente farming. Cioè andremo in un'altra isola, penso che faremo 3 isole in un singolo episodio. Per andare a farci big cash. E vabbè, anche i big strumenti, a dire la verità. Principalmente i big strumenti. E dopo i big strumenti ce ne freghiamo e... robe così. Bam. Torneremo ovviamente sulla nostra isola. Credo che questo sia l'ultimo episodio effettivamente dove piantare fiori. Se non voglio fare time travel. Oh, sta cosa che intorno al museo mi mettono sempre 8500... cose dentro, sottoterra. Cioè, ok. Me l'ho fatta apposta? Vabbè, capito. Sono finiti i fossili. Ne abbiamo già 4. Bon, portiamoli da Blatero. Sì, comunque, stavo visitando l'isola poi per conto mio gli scorsi episodi. E ho visto che comunque la cosa del quadratino in più è problematica, ma non particolarmente. Allora, donazione, esamino. Quindi diciamo che guardandola così non neanche si nota, cioè devi proprio fissarti e guardare la mappa. Ma non si nota neanche troppo neanche lì, quindi chi se ne frega. Sono tutti... oh! Fanno già tutti parte della collezione. Dio mio. Tra l'altro insetti ne sto consegnando pochissimi, idem pesci. Perché pescare mi ha dato sui nervi, pesco praticamente solo uova. Quindi sono tipo... fatelo finire questo evento, per favore. Tutto quanto, subito. Andiamo qui e tappiamo anche questa buca. Allora, dobbiamo decorare anche l'area campeggio. E stavo pensando qua di mettere questi. Altri tulipani bianchi. Perché penso che ci potrebbero stare bene. Penso, Ovviamente uno basa sui propri gusti. Perché bianchi e non rossi? Perché esattamente come ho fatto dall'altra parte, quindi nel negozio delle sorelle Ago e Filo, ho messo solo tulipani bianchi. Per fare un po' di contrasto con quelli rossi. Guarda un po' quanti fiori, madò! Anche qui. Sì, ho fatto bene a prenderne un pochino di più. Ok, qua non c'è più spazio. Perché abbiamo finalmente riempito tutto. Sì, qua, perfetto. Fino a qua giù no, non riempio. Perché qua... no? Mettiamo qua. Un fuoco. Una panchina. C'è una panchina, oddio. Un tronco là. Un po' rustico. E qui mettiamo un sacco a pelo. Per vedere le stelle. Ci sta, mi piace. Qua devo ancora decidere cosa fare. Non lo so. Dio mio, quanto mi dai fastidio. Mi sono dimenticato di toglierti. No, ho fatto un errore gravissimo. Prima dovevo usarla. Vabbè. Amen. Oh, era quella dei soldi. Era pure quella dei soldi. Soffro. Peccato. Vabbè, che ci vuoi fare? Ma ora che ci penso, se la casa di Tamara va... no, no. No, è giusto, è giusto. Adesso dovremmo... ma vedi, cioè cosa ci fa anche questa qui? Che è la sagra delle rocce tutte quante vicino a casa. Boh, non ho capito. Una volta ci sono riuscito, mi pare di averla anche registrata la clip. Mentre facevo così senza farmi i buchi dietro, li ho presi tutti e 8. Ci sta, onesto. Comunque dai, loggo l'altro account e ci mettiamo, vabbè, a fare quello che dobbiamo. Quindi togliere tutte quante le robe e trasferire casa. Che dobbiamo trasferire questa casa. Dobbiamo metterla di lì.
Vediamo se mi ricordo bene com'era. Sì, perché io ho tipo segnato il posto. Io sto mistero di KK lo scoprirò, boh. Vabbè, sicuramente come abbiamo fatto tanto, cioè non c'è altra motivazione. Tipo casa. L'ingresso deve stare qui, fuori. E la casa deve stare qua. Di conseguenza è molto limitata come zona di appoggio. Perché stavo guardando qua, avevamo piantato l'albero, poi vabbè l'ho tolto. Vedete? Uno, due, vabbè, e tre, vedete? E anche qua, uno, due, e tre. Qua inizia la casa. Cioè, la casa, oddio, è metà qua, tipo, circa. Cioè, c'è il piano di su, il dietro, lì. Quindi, diciamo che la dimensione l'ho presa bene. E detto questo, la casa qua sarà perfetta. Quindi adesso loggo l'altro account e vediamo un po' di spostarla. Oh, eccomi, sono tornato. Andiamo a parlare con Tom Nook e spostiamo la casetta di lì. Cristo, sto KK, non lo capisco. Cosa ci fai lì? Mi verrà spiegato, ma non è questo il giorno. Sediamoci. Carissimo. Tra l'altro notate che qua devo fare ancora il corso di fai da te. Però posso spostare casa. Quanto costava? 10.000? 50.000? No, 30.000 dai. Dai, ci sto. Mi sono lasciato un po' di soldi di proposito, quindi. Tra l'altro i soldi che ci sono rimasti qua dentro in questo PG, posso usarli per prendere il server e poi smollarlo in terra e mentre loggo con l'altro riprenderlo. Sei da solo. Poverino. Povero KK, tutto solo sole. Ma questo prima non c'era. Sto gioco oggi mi sta raccontando cose strane. Dovrebbe essere corretto. Dovrebbe. Non ne sono sicuro. Sì. È giusta. Perché lì inizia, lì a metà. Aspetta, vediamo quanto. Quanto spazio c'è nell'altra. Perché dovrebbe esserci lo stesso tanto. Sì, dovrebbe essere così. Sì, sì. Dovrebbe. Vediamo se risulta anche qui in quel modo. Ricostruiamola. Eh no, vedi, aspetta, ora è un po' spostata. Vediamo. Allora, dovrebbe essere così, sì. Sì, sì, va benissimo. Dovrebbe essere così. Male che vada, se non è così mi sparo. come dico sempre. Doveva esserci tipo uno di spazio? Uno, giusto? Mezzo? Un pochino? Sì, un pochino, non tantissimo. Un pochino. Perfetto, dovrebbe essere corretta. Guardiamo dalla mappa se è corretta. Grazie mille di questo fantastico concerto, KK. Siamo sicuramente felicissimi di quello che stiamo sentendo con le nostre orecchie. Sì, è corretta. Abbiamo ufficialmente anche la seconda casa. Adesso quindi dobbiamo andare a comprare il server e siamo a posto. Tanto per tutto il resto abbiamo già tutto. Devo piantare un sacco di fiori, quindi per il prossimo episodio non preoccupatevi se magari vedrete l'isola un po' diversa. Perché, vabbè, è ovvio. Dovrò piantare 8500 fiori per fare in tempo. No, forse non crescono neanche per domenica. Sì, infatti, vabbè, male che vada farò qualche time travel all'indietro e poi in avanti, come vi avevo detto. Fare fatto. Nice. Cioè, madò, quanto è bella sta casa, madò, sto coso. Bellissimo. Quindi, vabbè, il server. Cos'è sta roba? Cosa sono tutte queste cose? Quando le ho prese? Oddio, ma vuoi vedere che... Ho capito. Vabbè, tutta roba extra che comunque passerò al secondo account. Lampione, lampione. Vedi, lampioni sì, li prendo volentieri. Il resto mi sa di no. Sì, vabbè, non c'è abbastanza spazio. Vediamo se c'è altro. Sacco da box. Il sacco da box. Obbligatorio. Aspirapolvere anche. Bidet. E il bidet soprattutto perché ci piace differenziarci dal resto del globo. Fine. Abbiamo finito. Abbiamo tutto. Abbiamo proprio finito l'episodio, raga. Il concerto di KK, poi capiremo perché di venerdì c'è il concerto. Ok.
Detto ciò, grazie per la visione, raga. Io vi aspetto nel prossimo episodio, che sarà oggi intorno, vabbè, pomeriggio o di sera se vogliamo vedere il concerto. E niente, pianterò una valanga e mezzo di fiori, quindi non preoccupatevi se vedrete tipo tutto invaso da fiori. Che dire, io vi aspetto nel prossimo episodio. Alla prossima!